Buongiorno a tutti, oggi siamo a Valvasone, provincia di Pordenone, e siamo qui venuti a vedere qualcosa di diverso dal solito. Questa è una postazione PCO, Valvasone Arzene, opera edilizia ovest. È una postazione difensiva della fanteria d'arresto, dai quaderni d'arresto 678. Questo è esattamente il posto di comando e osservazione, dipendenza dal battaglione. Allora vediamo che ci sono queste specie di grate che chiudono probabilmente l'accesso al bunker sotterraneo, una e due qui. Qui, come potete vedere, siamo sulla statale, cioè siamo in una zona trafficata, infatti ho avuto problemi a parcheggiare. Qui ci sono degli sfiati, questi coperchi vengono via, ma ci sono dei tubi come questo che sono tappati, quindi non c'è nulla di particolare. Poi qui probabilmente c'è una torretta, e qui vediamo proprio il bunker vero e proprio in cemento armato. Qui vediamo proprio il bunker in cemento armato vero e proprio. Il posto ovviamente è tattico, perché qui vedete il ponte, c'è il ponte sul tagliamento. Qui c'è il tagliamento, che oggi ho visto essere largo tra i 6 e i 7 metri, quindi una tragedia dal punto di vista della carenza idrica. Però questa è la postazione che vi volevo far vedere. Qui vicino ce ne sono altre, ve le farò vedere tutte probabilmente nello stesso video, visto che non c'è chissà cosa da vedere. Eccoci qua, facciamo una pausa e ci rivediamo al prossimo posto. Eccoci qui, abbiamo percorso circa 200 metri fiancheggiando la riva del tagliamento. Riva è una parola grossa, perché il tagliamento sarà 100 metri da qui, però abbiamo trovato queste due postazioni che vedete qui. Allora, questa, la prima, sempre opera edilizia ovest di Valvasone Arzene, questa è una postazione difensiva fanteria d'arresto, sempre da quaderni d'arresto 678. Qui vi era un cannone anticarro 90-50 in scafo di carro M26 in vasca, sempre dipendenza del battaglione. Ovviamente, come vedete, non è rimasto nulla, come è normale che sia, però io volevo venire qui a vederlo perché ero curioso. Vedete che qui c'era probabilmente un passaggio che è stato riempito dalla vegetazione, e anche qui sotto di noi, qui sotto, mentre quello qui più avanti, adesso andiamo a vedere cos'è. Questo si presenta più o meno come l'altro, leggermente più piccolo, lasciando perdere sempre i riferimenti che sono sempre gli stessi dei quaderni della fanteria d'arresto. Qui c'era una mitragliatrice in scafo ridotto di carro M4, sempre dipendenza del battaglione. Ero curioso di vedere queste postazioni. Come avete visto, ce ne sono tre nel raggio di 200 metri. Lì in fondo vedete il ponte che vi avevo inquadrato poco fa. E quindi praticamente queste sono le postazioni dove vi erano cannoni, mitragliatrici della fanteria d'arresto. Andremo a vederne altre per curiosità, se sono uguali. Se saranno tutte uguali, non vi annoierò più. Ero comunque anch'io curioso di queste postazioni, e penso che non tutti voi ne foste a conoscenza dell'esistenza di queste postazioni. Quindi adesso possiamo tornare alla macchina e avviarci verso i prossimi obiettivi. Vi faccio vedere il vantaggio di avere il secondo telefonino. Adesso sto facendo i video col telefono nuovo, e questo è il telefono vecchio.
così posso fare anche meno errori, visto che qualcuno ha detto che faccio degli errori, nessuno è perfetto, però adesso ho due telefonini, quindi posso tenermi sul secondo telefonino la mappa per capire dove vado e capire cosa sto visitando, perché io lo leggo ma non è che poi mi ricordo a memoria tutto quello che riguarda una caserma, ne ho viste tante, quindi grazie a questo doppio telefonino che voi vedete, quello che inquadro è quello vecchio, vecchio si fa per dire perché comunque è un ottimo telefonino, ho fatto i video fino a sabato ho fatto l'ultimo video di Forte Mezza Capo col telefonino vecchio e da oggi sono col telefonino nuovo. Io questi video già li carico dopo averli fatti, poi quando arriverò a casa cercherò di capire se sono migliori, e spero che siano migliori perché ci mancherebbe altro per quello che ho speso, e quanto sono migliori, ecco. Io vi saluto, vi ringrazio di avermi seguito, lo so che queste tre postazioni diciamo non erano molto emozionanti, però era qualcosa che io non avevo mai visitato, ne sapevo l'esistenza, ero curioso di vedere cosa era rimasto. Probabilmente scavando qualcosa sotto è rimasto, o aprendo questi portelli, però per ora è tutto. Io vi saluto, vi ringrazio, vi chiedo di mettere mi piace al video e di seguire il mio canale. Salve a tutti e buona giornata.